Oggi la presentazione del volume Rinascita, storie di donne maltrattate. Come noto, il consorzio Opus con la sua consorziata Ferrante Aporti ha gestito dal 2017 al 2022 il centro antiviolenza Morlino dell'ambito territoriale di Foggia. Nei 5 anni di gestione le operatrici del centro hanno sostenuto e aiutato tutte le utenti che si sono recate in strutture. Dalle loro esperienze è nata l'idea di realizzare il libro Rinascita, storie di donne maltrattate. La pubblicazione racconta 4 storie di donne in assoluto anonimato che hanno voluto condividere il loro dramma, percorso di dolore, risalita delle loro vite e soprattutto di riscatto verso un futuro migliore con la consapevolezza di avercela fatta. Partendo dalle singole storie vere, sia pure romanzate, segue un approfondimento suddiviso in 3 sezioni, sociale, psicologia e legale, curate rispettivamente dalle singole professioniste di riferimento. Il volume in realtà vuole lanciare un messaggio di speranza, perché racconta, parte dal racconto di 4 storie di donne, chiaramente storie romanzate con i nomi modificati, però storie vere, di donne che hanno fatto un percorso con noi. E queste 4 storie poi danno la possibilità di approfondire diverse tematiche da un punto di vista sociale, legale e psicologico. Sicuramente è un messaggio a tutte le donne che se non hanno ancora denunciato possono, diciamo, tranquillamente farlo. È un modo per dire a tutte che si può rinascere, come così il nome del libro, e quindi che alla fine del tunnel c'è praticamente la luce. Questo è il messaggio più importante.